Salve a tutti, benvenuti a questa serie su eFootball PES 2020, ovvero eFootball PES 2021 senza l'aggiornamento rose. Comunque, andiamo a noi. Puntata che potrebbe essere di un'importanza capitale, signori. Abbiamo una doppia sfida con ormai atavici rivali, vecchie conoscenze del Singa Shanghai. Prima in campionato, che potrebbe essere importante, ma poi quella fondamentale, veramente fondamentale, la finale di Coppa, subito dopo. Ora, andiamo a noi. Si inizia con questa partita qua, con molti giocatori ce l'ho abbastanza in forma. Bologna lo tengo, Bologna. Allora, Pisculicchi è un po' giù di forma, quindi potrei portarmi, non ho molte alternative. No, Togersen, mi porto Togersen, scusate, mi sono dimenticato la suoneria messa, levata, risolto, ok. Fatto tutto questo, signori, direi siamo quasi pronti. L'unica cosa, la marcatura. Clebigno su Torres, Palacio su Rudé e Bourillon su Coquel. Li conosciamo bene, un po' tutti li conosciamo bene. Signori, è il momento di scendere in campo prima di due partite veramente importanti. Questa potrebbe essere per il campionato, quella più importante forse sarà dopo. Per intanto, andiamo a giocarci questa. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Buonasera e Eccoci. benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Pronti? Questa Ottime direi. portata, Temperature questa gradevoli, partita, vento scusate. debole, solo una leggera brezza che anzi sembra E giocare in ogni campo a doppio pezzo singa, d'aria. doppio Insomma, singa davvero una Tengrai. splendida serata. Un clima perfetto per giocare a E calcio. Clima che si molto riflette anche sull'atmosfera importante, sulle tribune. signori. I tifosi festanti e gioiosi, arrivati Adesso in massa. fa un po' teso, diciamo, non Che tanto questo, ma cornice di per la vetro prossima. splendida. E Vediamo. certamente c'è già sullo sterzo. Attenzione! È il momento di cominciare a darci da fare. Addirittura. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Tenere il Bravissimo possesso, Bourillon. che poteva finire in modo davvero diverso. L'hanno scampata Lancio bella. Un lungo, intervento fondamentale. Fernandinho, Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il niente. tutto per Poggia di tutto, destra, ma ce l'ha fatta. benissimo. Ok. Un tocco preciso, Attenzione, Fride! splendida deviazione del portiere. Niente. Rilega la gioia del gol, che parata! E niente. Eccezionale! Prima occasione per i nostri Così pochi si squalotti. aspettavano. Si danno Rivede i fare, suoi compagni. si danno da fare con Vediamo quale compagno cercherà di convinzione. raggiungere con questo corner. Area picco. In the box. In the box. Rivede la parata! Mamma mia, Lo avevamo questa occasione. Vabbè, fa niente, dai. Fa niente, fa niente. Bene. Qui può partire il contropiede. Dorca. Dorca. Palla Attenzione. tra le linee. Sapro. Niente. Bellissimo colpo. Ribadisce. Non l'ha Laggiata ribadita. Non profonda. l'ha Prova ribadita. ora a Non l'ha cercare il compagno davanti. ribadita. Non l'ha Si ribadita libera però. la Porca grande. miseria. E se vi foste sintonizzati solo un No. attimo? Ancora una volta. Bravo Bellissimo, Bologna. ottimo salvataggio. Bravo Questa era palla. Bologna. Ma l'estremo difensore ha mantenuto la Bravo palla e. Bologna. Scusate la tosse. Ci prova. Vabbè. Apre le manche due. Gol di grande opportunismo, sfruttando il footer che si era creato. Ha avuto un guizzo da grandissimo Vedi attaccante. la Quelli che fortuna che intuiscono gli prima cosa viene. sta per accadere.
Vabbè. Fride. Fride. Dove stai andando? Sa proprio dove stai andando. Cross in mezzo. Quante occasioni stiamo creando, ragazzi. Di là, facciamo girare. Crebigno, niente. Ok. Crebigno di nuovo. Luquercio. Mancano Niente. pochi giorni. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'inferno. Prova verticalizzata. Attenzione. Ecco il filtrato. Attenzione. Possibilità di tiro. Luquercio. C'è tiro. No. Ok, Porca vicino. miseria, ma... Si libera della palla ed evita Che complicazioni. portiere Prova a c'hanno? velocizzare il gioco con la Qua? verticalizzazione. Ok. Bene. Niente. I due qui non si sono capiti. Alza la palla in profondità verso Colmani. Scatta verso il pallone. No, e Colpisce il dai. pallino. Meno male, certo, Presa dal insomma, cioè, centro. devo segnare una Colmani. seconda volta sta maniera, insomma, anche Colmani no, in linea di partenza. anche no. E niente, Sono pronti a prendere un take out. 1-0, Così il primo tempo. Le squadre sono 1-0 pronte. per loro, gol di Mancano 5 Rudé. minuti. Una sola rete messa a segno fino Nonostante, ad cioè, noi ora. non demeritiamo, abbiamo tante Ragazzi, occasioni da continuano a gol, ma portare non le l'Italia buttiamo costantemente dentro. nel reparto offensivo. Sarei Loro sono sorpreso di stati vederli più cinici, faticare nel ecco, si secondo sono tempo. ritrovati l'occasione davanti e l'hanno Prima fase della ripresa sfruttata. già in corso. Semplicemente questo. La Ora, squadra in svantaggio non deve sta a innervosirsi noi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora ribaltare la tutto il secondo situazione. tempo per ribaltare il Dai risultato. ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Riaprire la partita. Sta a Insistiamo. loro dare il massimo in questa fase, avanzando il più Dal punto di vista possibile. territoriale noi stiamo Assolutamente. lì. Il problema è che non riusciamo a concretizzare e andare in porta. Dunci, non ti fermare, Grider, non ti fermare. Palacios. In mezzo. Palacios e va a colpire di testa. Guercio! È 1-1, è Ale. Partita benissimo. È Ale. Assolutamente meritata. Luquercio 1-1. Dai ragazzi, dai che si può La ripresa era fare. ben schierata, è riuscita a Dai che trovare il si può pallone fare. all'incrocio e a insaccare. Ha preso il Bravo pressing, ma si è preso Luquercio. sfusciato via. Bravo Palacios Luquercio, sta mi sei ottenendo piaciuto. un'ottima preparazione. Benito Palacios. Bel cross di Palacios Luquercio. Si fa trovare pronto. Bene così. Bene così, lo fanno entrare Michael Swell. Bruciate per aria, quantomeno. Credo sia il momento anche per noi di far entrare qualcuno. E chi? E chi, per l'esattezza? Ce l'ho tutti in forma. L'unica è Wagner. Wagner, avanti. Believe in Wagner. Crediamo in Wagner, nei suoi centimetri, nei suoi centimetri tedeschi, austriaci, non mi Wagner, ricordo più di nuove neanche che formazioni. nazionalità è. Nessuna delle due Comunque, formazioni ha nulla da invidiare intanto andiamo all'altra. normale, noi crediamoci. Dai ragazzi, porca miseria. Dai ragazzi. Aspetta, cambi. Allora, Fernandinho mi sembra quello più stanco. Quindi metto Thiago Galhardo al posto di Fernandinho. Ok. E poi basta. Poi va bene così, dai. Va bene così. L'allenatore Gigi Vai ha suggerito Galhardo. di inserire Vai forze fisiche. Thiago. Proveranno a sfruttarlo No. se qualcuno avrà ancora energia per Dai che provare a no. segnare in extremis. No, la beffa, Giocano no, ancora la a lungo. beffa, no, la beffa, Riceve il passaggio no. Mancini. Passaggio Santo! centrale. Aveva tanti Non compagni all'interno ci dell'area rivale che esce. potevano sfruttare il suo cross. Non è stato Lancio fortunato. lungo. Tocco morbido. Niente. Fine. Eccolo il triplo di Castro. 1-1. Fisico. Alla fine della partita 1-1 nessuno Tinga è riuscito Cangrai. a prevalere sul campo. Ce l'hanno Se messa dal tutta. lato potrebbe Mancini non si è essere una riuscito a buona inserire notizia per il Lucas. campionato, Eccoci qua, Lucas. dall'altro Immobile. per la Lucas. prossima partita, la Stata una finale di partita Coppa, combattuta. Entrambe le squadre avevano voglia è di vincere. incoraggiante. Comunque Giusto sì, avere abbiamo Lucas in pareggiato, campo abbiamo rimane cambiato l'unica giocando certezza che meglio, l'Italia potrà meritando trovare la il pareggio. vittoria. Ci resta solo Ce la l'impegno possiamo di giocare. ringraziare i Ce la telespettatori. possiamo giocare. Chi ha fatto il Buriram? Ha vinto.
Buriram avanti di 3. Vabbè, noi ce la possiamo giocare. Vabbè, siamo convocazioni, esso in nazionale, cose varie. Ma noi possiamo farcela. Possiamo giocarcela. Voglio vedere un attimo che succede. Allora, ufficio natale, messaggi. Ah, Burkina Faso. E il Serigna Luca per Dorca. Ma no. No. Dorca non si tocca. Dorca fine trattativa. Per quanto riguarda Avi Fuego. Per quanto riguarda Avi Fuego. Potrebbe essere un'idea quello di venderlo Avi Fuego. Il problema, come anche tu, il problema di tutti questi è che te comunque fanno comodo. Non sono indispensabili, non sono titolari, ma possono far comodo. Comunque, con la calma vediamo un attimo quello che è la situazione. Ok, giocatori, Pavoletti, soldato, ok. Abbiamo Propper. Propper tra le mine. Propper. Ok, passaggio in, passaggio calibrato. Cioè potrebbe essere un buon innesto sto Propper. E ci troviamo un Avi Fuego che francamente è fuori ruolo. Potrebbe essere un'idea. Facciamo se io Propper lo faccio salire. Ora si può. Vai, Propper. Propper con noi, avanti. Propper con noi. Avi Fuego non lo so, ora ci penso, non lo so se effettivamente venderlo oppure no. Però vabbè, ci penseremo poi, ci penseremo in un altro momento. Adesso c'è da pensare alla finale di Coppa. Una finale di Coppa che potrebbe valere un'intera stagione, signori, perché ora... facendo corno in quel... non succede, ok? Non, ma se succede, ma se dovessi riuscire a vincere la coppa, di fatto la nostra stagione sarebbe conclusa e il resto delle partite si potrebbero tutte simulare. Però non succede, non succede. Se succede, ma non succede. Dobbiamo pensare a noi e darci da fare. Allora, Sacco. Abbiamo questo difensore Sacco. Allora, Sacco, Gentiletti. Sacco vale di più? Com'è che Sacco vale di più? Non lo so, però vabbè. Anche questo, poi ci pensiamo. Andiamo avanti, andiamo alla partita, signori. Andiamo a sta partita. Finale di Coppa Thai contro il Singa Sangrai. Allora, sono tutti un po' così. Aung è a terra completo, quindi metterei Absalonen, ok. Thiago Gallardo non è al massimo. Considerando Absalonen c'ha soprattutto un ruolo più che l'altro, ma Luguercio mi sembra difficile, non è vero? Massimo posso metterci Saprunov, che credo ce l'abbia, sì, più o meno. Facciamo una cosa. Sacco, Morozyuk, non saprei. Non saprei, anche perché comunque ci sono vari giocatori, varie robe. Allora, io facciamo che ci metto Morozyuk come terzino. Ce le ha tutte e due, quindi in caso di emergenza non si sa mai. Avi Fuego, questi tutti qua così. Se non Lomba,
Sacco me lo porto in panca al posto di Gentiletti. Torgersen, presso lo sinistro. Va bene così. Facciamo che va bene così. Per quanto riguarda le marcature, sono sempre come prima. Solo loro ora fanno giocare Mike Oswell adesso come titolare. Amidullah. Con quello tengono in panca. Che abbiano fatto turnover. Ma volendo non ne abbiamo neanche bisogno. Sono tutti. Tutti carichi, tutti pronti. Signori. A noi. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Eccoci. Appassionati di Signori. calcio, ci siamo. Dopo Ci siamo. settimane di discussioni, emozioni, Ennesima colpi di finale scena, di Coppa Thai. l'operazione è giunta ora al suo culmine. Ormai Seguiremo possiamo dire la quante ne vicenda abbiamo di questi giocate di giornali. finale di Coppa Thai. Ma Altrettanto vero che nella sfida di oggi si tantissime. concentrano tutte le aspettative di Una, cui e di ogni tutte quelle finali che abbiamo spettatore giocato, delle ne società abbiamo rientra vinta nello una. stadio, mentre Una ogni soltanto. spettatore canta l'inno della propria squadra del cuore. Gli Però ingredienti per una finale io memorabile ci voglio ci sono. credere. Ci voglio credere. Ci voglio credere. Pochi impianti Scarica così ancora, niente. ma Vabbè, sarà tanto illusa. ci voglio comunque credere. Sono Dai questi i gradini in ragazzi, cui scopri dai se il lavoro di una ragazzi, dai stagione dà effettivamente i suoi ragazzi. frutti. Per vincere in entrambe le Ok. squadre, specialmente all'inizio, Passala. credo che sarà una No, partita no, molto no, tattica nelle no, no. prime fasi, molto No. combattuta No. sino ad arrivare a sfiorare il pareggio. Porca miseria. Siamo fatti più aggressivi. Palla che scivola via contro la linea, Siamo fatti un po' più sarebbe segno. aggressivi adesso in coppa rispetto alla partita di campionato. Non vorrei che abbiamo fatto turnover in campionato per averci freschi in coppa, non lo so. Interessante azione sulla fascia destra. Palla al centro del campo. Stiamo Attenzione, soffrendo un Ronaldo è in po'. pericolo. Stiamo Conversione in soffrendo un rete. po', bene. Ottima la parata del Bravo, bravo. portiere. Una bella parata. No, è da pure. C'è pure quando rinvio. Tu c'è un secondo. Fallo sarebbe, però va bene Cerca la uguale. fondo, palla al piede. Dalla Nel compartire il Luguercio. contropiede. Luguercio. Ancora Luguercio. la profondità. Luguercio. Ritrova il compagno. Cristiano. Luguercio. Ancora. Cristiano segna da fuori dal secondo palo. 1-0. Sono tutte queste le sensazioni che provano i Luguercio 1-0. Luguercio 1-0. Vai. Vai, Luguercio. giocatori quando Dai. sono in allenamento. Crediamoci, Quest'estate crediamoci, signori, sono crediamoci. Crediamoci, vincenti in poche situazioni ed è il risultato che abbiamo ottenuto. tutti assieme. Tutti insieme, crediamoci. Attenzione al Bellissima cambio palla d'inizio. di Cejas per Luguercio. E Luguercio non sbaglia. Stavolta non ci arriva. Il loro portiere stavolta non ci arriva. Luguercio non sbaglia. Hanno 1-0. trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri Adesso tattici del non turno. buttiamola Finire via, per primi per sembra un favore. vantaggio, ma Dai farlo ragazzi, marinare dai è spesso decisivo. ragazzi, dai ragazzi. Ma che. Lancio lungo del Fine, portiere. fine. E arriva la rimessa. 1-0, gol di Le squadre Luguercio. escono Ragazzi, rafforzate nei primi ci siamo. 45 minuti. Ci siamo, Siamo siamo in possessi partita, tutta la siamo palla in più palla, volte. ci siamo. Ci Si siamo. chiude dunque il primo tempo della finale. Qual è Cioè, la alla tua fine. impressione? L'idea di hanno Sebastiani prestato tanto, ma hanno sembra fatto essere soltanto messa due in tiri e noi una situazione uno. favorevole. Tra Dal l'altro punto proprio di vista Massimo, il mentale, cinismo, psicologico, un tiro, un gol, ma molti va giocatori devono benissimo così. rilassarsi Poi però perché il comunque contrario di rialzare quello sotto che il succede di risultato è solito, tutto ma da va giocare. bene. Comunque, 1-0 dopo signori, i primi 45 minuti. non Prime buttiamo fasi di via ripresa già in sta corso. vittoria. Un solo gol di differenza Dai sta decidendo il match. ragazzi. Tiro di Ma Zoho che sulle tu. spalle e sono sicuro che saranno E riusciti a che è convertire una decisamente successo? pericolosa. Quando sei in inferiorità numerica, Che ne ha devi essere ammazzati deciso. due Non puoi pensarci e troppo. non ha Solo fatto in fallo queste su nessuno situazioni dei sei due. stato veramente bravo. Va E hai bene. evitato un gol quasi certo. No, no, Non può sbagliare. no, Schelotto. no, 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 Prova a respingere. Proseguire. manda via, come stai Sebastiani. andando? No, no, no. Ok. Cosa? Fallo, Fallo. ma dubbia. Fallissimo, fallerrimo. E qui forse meritava un giallo, ma Non si fa. decisamente vergognoso. Non si fa. Allora.
Ok. Allora, 68esimo, cambi. Cambi, 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 vediamo se si può fare qualche cambio. Allora, Fernandinho un po' in debito d'ossigeno. Absalonen, posto di Fernandinho. Oh, e poi... Però va bene così. Per ora andiamo così. Non si sa mai. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi improvvisi Potrebbero... all'inizio di Non si attacco sa per mai. l'inizio. Proveranno a sfruttare la velocità Aspetterei ancora un dell'arretrato po'. per mettere in apprensione gli avversari. Allora, proviamo. Di là. Luguercio. Bravo, Luguercio. Mamma mia, bravo Luguercio. In Il mezzo. centro. No. Occhio al tiro. Non è possibile. Non è possibile. Allora, calma. Segue De Mister per Allora. rubare una bella palla. No, 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 no. Il centro. Smanaccia, Mamma via via mia. il pallone. Mamma mia, Prende sofferenza. nel mezzo. Soffriamo. Non è Soffri. finita. No, no. Beh, meno male che non ha tirato in porta. Meno male che non ha tirato in porta. Perché? No, non so perché. Devono Non ha tirato pareggiare in e porta. Ha fanno fatto meglio a sto prendersi passaggio qualche senza senso, difensore, ma anche va difensori, bene. per Va accompagnare la bene. manovra. Calma, Il portiere calma, la spedisce su. calma. Bravo Fride, allontaniamola. Aia, stanno Attenzione, correndo sto rischi di prendendo infortuni qui. Luguercio, Luguercio, Tocca a Bruno, prova a battere. Bruno, prova a Luguercio. tirare, ma Bruno non ha colpo. Segue il tiro. Il punto gol è ancora ammazzato. No, 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 no. Sì. Sapro, 86esimo, la chiude, la chiude. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare la palla dal Ottantaseiesimo rigore. dovrebbe Si è essere lasciato chiusa. Ok, sfuggire l'occasione. Bel movimento e istinto della dai. rapina. L'allenatore è rimasto in zona con il Dovrebbe pallone e essere. lui è l'unico sotto castigo. È quasi fatta. Signori, è Il quasi recupero fatta. è messo da Luis Dobbiamo Figueroa. soltanto arrivare alla fine dei In tempi questo momento regolamentari possiamo così considerare sul chiusa. 2-0. Se Sì, direi quasi riusciamo a non chiusa. subire gol adesso. Ah, no, meno male, bravo. Adesso qui. Bravissimo. Salvo il suo corpo. Bravissimo, Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio. bravissimo Bologna, Bologna. Allora, se non subiamo gol adesso è fatta. Beh, bravo, benissimo. Lancia di là. Ma no, però va bene. Absalonen, mamma mia che ci vanno aggressivi. In profondità per Porca Bologna. miseria. Ok. Calcio di punizione. Ma Bologna dove? sotto pressione e manca un Dove? quarto d'ora. Dove? Dove? Perché? Perché? No, oh, goals. Tu, goals. Ecco il tiro. Bene sulla barriera. L'ho tirato sulla barriera. L'ho Ci tirato sulla mette del barriera. fisico, Dai, ma dai, conquista il è pallone. fatta, dai. È fatta. È fatta. È fatta. Luguercio, vai via. Vai Opportunità di via. ripartire. Vai via. E passa. Lancia Passa palla lunga. indirizzata sul compagno. Dai, è finita. È finita. Fischia arbitro, fischia, è finita. L'arbitro deve È fischiare la sala. finita, signori. E adesso possiamo chiudere. Adesso è tutto loro. Non abbiamo Abbiamo più vinto. maggiori dubbi. Abbiamo sconfitto il Questo Singer risultato Jarrah in ci dà finale. fiducia Abbiamo nella vinto la ripresa Coppa e Thai. nella E ripresa della questo vuol Champions. dire due cose fondamentalmente. Orgoglio dei protagonisti potranno rivivere appieno il loro momento dopo tanti sforzi. La prima Perché è l'oro che non è l'anno soltanto prossimo, raggiungere la l'obiettivo prossima finale, stagione ma anche duro addestramento individuale nell'ombra siamo in Champions dove League, possono siamo la crescere Champions League giocatori asiatica. migliori. E la seconda, molto collegata a questa, è che di fatto abbiamo finito la stagione. Abbiamo finito la stagione perché di fatto tutte le prossime partite non ci servono. Tutte le prossime partite possiamo saltarle perché adesso non possiamo più vincere il campionato, perché non possiamo più vincere ormai matematicamente, e non ci interessa neanche qualsiasi posizione arrivare in campionato, non ci interessa. Abbiamo vinto la Coppa Thai. Abbiamo vinto la Coppa Thai, signori. Quindi, signori, quello che farò è simulare con voi il resto della stagione.
Offerte al lavoro club, ora vediamo, vediamo. Offerte al lavoro club. Allora, messaggi, da dove arriva l'offerta? Il tratt, no. McCarthy. Allora, trattative per McCarthy. Levante RA ci fa offerta per McCarthy. Cosa potrebbe essere? Intanto osserva, vediamo chi ci fanno. Allora, giocatori da seguire, vediamo un po'. Allora, Garreta, Zapatero, Riccardo, Dembélé. Questi sono. Ah no, sono. Ok, qui. Colombiano, peruviano, Garreta, lo Patagorro, la Garreta, poi allora, poi Riccardo Dembélé, Feng Xiaoting, Cufal, sto Riccardo non è male, non è male sto Riccardo. Quello che potremmo fare noi sarebbe prendere Riccardo e vendere Sacco. Provo a fare questa cosa. Riccardo c'ha 19 anni, incontrista, tra l'altro. Vediamo. Trattativa di trasferimento, tanto comunque verrà all'inizio del calciomercato. Allora. Costo trasferimento 9 milioni, scendiamo un poco, anni contratto. Ah, no, ok, 3. 507, scaliamo un pochetto. E ok. E Riccardo, possiamo portarcelo a casa, forzare la difesa. Poi vediamo. Intanto andiamo avanti, vediamo che comunque ci abbiamo fatto l'offerta per McCarthy. Io ho appena tirato su Proper. C'ho sto avifuego che alla fine non lo so quanto ci possa servire. Io direi, signori, allora, io avifuego a sto punto. Però vi prego, io rinegozia. Io onestamente chiedo un po' di più, scusa, eh. Cioè, scusa, mi vale 14 milioni, io almeno 12. Ok. Sakho aspettiamo. Per Aung Si Tu valuterei, anche perché magari poter prendere qualche altro giocatore anche migliore, onestamente, però non lo so, vediamo. Non lo so. McCarthy alla fine ha giocato praticamente mai, e anche lì possiamo prendere magari giocatori migliori. 4 e 4, valore più o meno quello, costo di rescissione, siamo lì, facciamo che questo l'accettiamo. Diciamo che McCarthy lo salutiamo. Sempre ricordiamoci che dovevamo prendere anche un altro centrocampista. Ecco, a proposito, ora riprende il centrocampista. Ora vediamo. Intanto vediamo. Palmarès vittorio, mentre si aggiorna con la seconda Coppa Thai. Signori, offerte allenatore, vediamo. Allora, questo è il trat. Ma no, insomma, non ha neanche granché senso, signori. Io piuttosto sto qua. Ok, signori, riempimenti, avanzerei, andrei avanti fino alla fine, ecco, semplicemente andrei avanti fino alla fine. Andiamo avanti, vabbè, qua sono partite di amichevole. A proposito, io chiedo scusa, non lo sto dimenticando, io vorrei. C'ho dei saluti da fare. Saluti e ringraziamenti da fare per commenti. Allora,
Manuel Bivio mi ha commentato la puntata 75, Francesco che mi ha commentato la puntata 75 e anche la 76, diceva che queste partite sarebbero fondamentali, e infatti lo sono. E giustamente una cosa diceva per la Coppa d'Africa. Allora, allora non mi ricordo, era allora, database info competizione, ok. Internazionale, no, vediamo un po' cosa. Allora, ok, allora qua abbiamo, allora non c'è nient'altro. Allora, incontri, ah, è proprio, non ci sono neanche i gironi, è proprio a eliminazione. E noi saremmo con l'altro, il nostro Burkina Faso sarebbe contro la Costa d'Avorio. E quando però? Perché non è che mi è spuntato molto spesso. Vabbè, comunque lasciamo stare. Allora andiamo a vedere il resto. Allora, Riccardo, accettate di firmare. Ok. E avvi fuoco. Allora. Ok. Allora, andiamo al discorso trattative. Allora, Avifuego, 11 milioni. Facciamo che si può fare, dai, accetta. Accettiamo il termine. È un giocatore comunque. È in un ruolo che non è neanche previsto dal nostro modulo, quindi non ha granché senso tenerlo. Lui l'abbiamo già venduto. Su Aung Si Tu c'è da fare un attimo di ragionamento, ma vedremo, insomma, con tutta la calma di questo mondo. Allora, squadra di club, ok, trattati, cos'altro c'era da vedere? Ah, altre squadre. Ah sì, giusto, per Riccardo, che ci hanno accettato tutto. Signori. Ok. Signori, abbiamo un difensore nuovo per l'anno prossimo. E a questo punto, signori, io potrei anche lasciare andare Sakho. Potrei lasciare andare Sakho a questo punto. La mia squadra. Allora, la mia squadra. Direi possiamo lasciare andare Sakho. 8 milioni, sì, vabbè, più o meno ci siamo, dai, accetta termini. Ok. Comunque stiamo, cioè, ridendo e scherzando, sta squadra dal punto di vista economico si sta facendo bei soldini, eh. Gli stiamo facendo fare dei gran bei soldini alla società, eh. Io direi saltiamo questo incontro. 2-2 con la Finlandia, incoraggiante. Poi, vabbè, l'altro con l'Iran, sono quelle amichevoli, come posso dire, proprio amichevoli di prestigio, devo dire, no? Allora, io faccio una cosa, siccome potrebbe volerci un po' di tempo, io diciamo, mi sa che forse è meglio tagliare e andare avanti, insomma, con le camere, cercare un attimo di fare i tagli, ecco. Allora, saltando questo incontro che ormai non ha più senso giocare, per curiosità, vediamo cosa fanno il Chonburi. 3-0 al China Torbil. Poi va a finire simulando, arriviamo secondi, eh. State a vedere, qua simulando le vinciamo tutte, arriviamo secondi. Questo fa capire quanto sono scarso io a sto gioco. Ecco. Allora. Poi. Attenzione, che succede? Qua succedono cose. Ancora Dorca è richiestissimo, eh? Dorca è richiestissimo, ma non esiste per nessun motivo al mondo che io mi privi di Dorca. No. Fine trattative. Dorca non è in vendita, anzi, Poliga trasferimenti. Rifiuta tutte. Ok. Dorca non si tocca. Così.
Così la finiamo con sta cosa. Andiamo a vedere però una cosa, l'osservazione, osserviamo. Giocatori da seguire, che ci fanno seguire? Allora, Zapatero, ah c'era già prima, Dembélé, Barnier, McCauley, tutti i difensori centrali. E poi qua Zanaev, 30, po' giovane devo dire, Zanaev del Sochi, 36 anni, sai, per quei giovani di belle speranze, così ancora in erba, che hanno un grosso futuro davanti a loro. Vabbè, comunque, continuiamo, saltiamo qua l'incontro. Qua Chomburi vince 4-0 col Trat. Qua vuoi vedere che... Io continuo a ribadire il discorso, sto scarso io, cioè si vede questa squadra. Secondo me se una stagione la lasciamo tutto il campionato simulato, secondo me vince il campionato. Comincio a pensare che vinca il campionato se li lascio andare da soli, ecco. Allora, poi uffici, messaggi, gli annunci, i guadagni, le cose belle, avanti. Andiamo avanti. Ok, allora, questa è l'ultima di campionato col Prachuap, che tanto comunque non giocheremo, ma teniamo un attimo. Allora, relazione, l'osservatore, Javier Sanchez, scusate un attimo, Mi hanno proprio segnalazione specifica, Javier Sanchez, devi guardare Javier Sanchez. Proprio i miei osservatori proprio ci tengono che io guardi Javier Sanchez. Per carità, forte, però 77 overall costerà un fottio. Però facciamo che... non gli siete selezionati, vediamo che comunque... Siamo in condizioni economiche comunque per poter rinforzare parecchio la squadra, perché cioè, sto vedendo che i soldi ci sono, però boh, andiamo intanto qua questa partita con, vabbè, 2-2 col braccio up, 2-2, ok. Oh, alla fine abbiamo finito al secondo posto, simulando abbiamo finito al secondo posto il campionato, quindi c'è un modo nell'altro, comunque, ma tanto abbiamo vinto la Coppa Italia, amen. Allora, gli 11 a te... Signori, comunque c'è... Sì, comunque qua si vede chiaramente chi sono le squadre che sono protagonisti di questo campionato. Quattro giocatori, praticamente l'intera linea difensiva del Singa Chiangrai. Però l'attacco è nostro. Sapron, Fernandinho, Ceias. Nel miglior 11 del campionato. Non vorrei dire. Offerte di lavoro club, vediamo da dove vengono queste offerte, ma tanto non accettiamo niente, quindi allora offerte allenatore, vediamo. No, ormai no. Rapporto osservatore bis, allora, un talento speciale che ti piacerà, Bassam Misham, voglio vederlo, talento speciale, è proprio un talento speciale che piacerà tantissimo, voglio vederlo, osserva Bassam Misham, passa poi tutti i difensori centrali, porca miseria, Bassam Misham, dell'Ulail, ma quanto è? 1,70, un difensore centrale alto 1,75. Che ne fa? Cosa ha di speciale? 1,75, 68 kg. Ma che ha a fare? Ma siamo seri? Mamma, difensore centrale alto 1,75. Ma buona tu. Le palle alte come le prende? Cascala. Vabbè. Comunque. Vabbè, qua c'è sta partita celebrativa, ma ovviamente non la giocheremo.
Salta l'incontro, per carità, per grazia divina. Tanto vinciamo 4-1 contro gli Old Boys. Cioè, niente, siamo. La squadra è forte e lanciata. Squadra è forte e lanciata, signori. Ora, beh, tutti i calciatori che l'hanno, tutte le cose, fare dire. Nimura, vincerà in Asia. Bene, sono contento. Magari prima o poi. Di stagione, riepilogo stagione. Vediamo che dicono. Ragazzi, siamo aspetta, abbiamo un obiettivo e siamo quasi sempre a parte in forma sbagliata. Premiamo grandi cose per la prossima stagione. Un crepino di cambio nostro non ha davvero limiti. Vabbè, signori. Allora. Messaggi, vediamo un po' cos'è. Classifica club aggiornata. Ok, cos'è? Va bene. Risultati dell'osservatorio. Aspetta, voglio vedere quale altro mirabolante talento mi hanno segnalato. Scusate perché. Allora, no, due. Sono due. Sono due grossi talenti. Allora. Chi mai segnalato? Allora. Vitor Udes, Bassamini. Creighton! Ah, uno è visto Vittore Udes. Vabbè, non abbiamo tanto bisogno. Qua c'è Creighton dell'Uzbekistan. Già il fatto che Uzbeko onestamente mi ispira. Inizia a interessare. L'Uzbeko, vediamo l'Uzbeko, però quant'è alto? 1,80. Ok. C'ha buona elevazione, potenza tiro. Che ce ne fotte a noi di calcio centrale? C'ha potenza tiro. Elevazione 84, quindi va bene, può fare colpo di rete. Sì, ci possiamo ragionare. Ci possiamo ragionare, però io ecco, non sto facendo trattative adesso, perché io prima voglio vedere cosa esce fuori dalla primavera, perché la primavera potrebbero uscire fuori belle cose. Vediamo. Magari la primavera potrebbero uscire fuori dei giocatori che ci possono servire. Robertone, miglior di non so dove. Robertone, meraviglioso. Allora, carriera allenatore. Voi offerta allenatore. Allora. Squadre di club. Manco rinnovo contratto. Assolutamente sì. Accettiamo. Accettiamo il rinnovo che dobbiamo giocarci la Champions League asiatica con i nostri squalotti. Cioè, non esiste proprio che noi non ci giochiamo la Champions League asiatica con i nostri squalotti. Non esiste proprio. Allora, posto è estensione contà, bonus obiettivo stagione. Farne buon uso 8 milioni. Addirittura 8 milioni. Beh, va bene. Avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, signori. Allora, io direi, sto andando fino a fine, ultimo giorno di stagione, benissimo. E con la conclusione della con la conclusione della stagione, clic, insomma, se continua a sempre questa squadra. Sì, ok, signori, con la chiusura di questa stagione, io vi saluto. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Puntata dove comincerà appunto la stagione 2024. Quella che probabilmente sarà l'ultima. Ma detto questo, saluto tutti quanti voi. Alla prossima.